buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata del Today World. Ora, questa è una puntata che un attimino un po' mi dispiace fare, perché tratteremo di quello che è successo in Francia fine scorsa settimana, quindi degli attentati dell'ISIS, da parte dell'ISIS nei confronti della Francia, precisamente a Parigi. Purtroppo, dopo mesi che comunque l'ISIS diceva attaccheremo, questo attacco è arrivato. Quindi adesso, anzitutto, vogliamo dire che un po' tutti, sia l'Italia sia l'Unione Europea, comunque siamo con la Francia, siamo con i francesi. Quindi condoglianze a tutti coloro comunque che hanno perso parenti, amici, insomma, familiari, gente cara, vicina in questi attentati. Però adesso parliamo più a fondo della questione. Gli attentati sono stati, non è stato solo un attentato, sono stati più di uno in realtà, perché comunque hanno attaccato allo stadio, hanno toccato durante un concerto e in vari posti della città. Quindi questo ci fa pensare che comunque c'era giù sotto una grossa organizzazione. Allora mi chiedo, com'è possibile che queste persone abbiano dovuto organizzarsi così bene ai fini di fare un attentato così, possiamo dire, ben riuscito? Quindi mi sento un attimino di dover dare la colpa, ovviamente sì, all'ISIS, però in secundis anche una colpa sicuramente alle autorità non prettamente francesi, ma alle autorità europee, comunque alle autorità internazionali, perché comunque evidentemente se ci sono stati così tanti attentati in una sera ben organizzati, allora i controlli probabilmente non sono stati fatti a dovere. I controlli negli aeroporti, i controlli nelle frontiere, e adesso ormai non si può più fare niente, soprattutto per Parigi. Però comunque l'ISIS ha minacciato anche l'Italia, dovrebbe colpire Roma e Londra. Ovviamente affinché questo non succeda, ormai bisogna controllare, penso che si siano resi conto comunque che i controlli devono essere di gran lunga superiori, di gran lunga migliorati, perché se si arriva a colpire l'Italia, se si arriva a colpire Londra, comunque sono attacchi forti per l'Unione Europea e comunque muoiono persone. A parte il fatto che è sbagliato il principio, cioè nel nome comunque di un dio, di una religione, uccidere. Ma comunque non si dovrebbe uccidere in generale, non solo in nome di una religione o nel nome di un dio, in generale. Però principalmente, come facciamo, come fanno a dire che comunque in nome di un dio, di Allah in questo caso, si può uccidere? Nessun dio vorrebbe, penso, che degli uomini vengono uccisi. Comunque, a mio parere, la religione in generale è un qualcosa, un tramite tra l'uomo e quello che è poi Dio. Però poi fondamentalmente, con o senza religione, si può comunque credere. E comunque l'importante è comportarsi sempre bene con il prossimo. Io penso che questi sono tutti principi che non sono stati ovviamente rispettati da parte di questa associazione a delinquere, possiamo chiamare internazionale, l'ISIS. Aumentare, lo ripeto nuovamente, i controlli, perché se ci sono i controlli, se non facciamo, anzitutto non bisognerebbe far arrivare tutti questi immigrati, perché comunque ci possono essere degli infiltrati. E comunque, e quando ne arrivano così tanti è difficile anche per le stesse autorità controllarli tutti ad uno, nome, cognome, se sono sicuri o meno, quindi viene molto difficile. Quindi cessiamo questa cosa, perché davvero può diventare pericolosa per noi in primis, e ovviamente migliorare i controlli, soprattutto agli aeroporti,
o comunque i controlli alle frontiere. Perché se non riescono a entrare, è matematicamente impossibile che non si può fare un attentato. Ma se noi lasciamo piede libero, perché comunque riescono a entrare, riescono a organizzarsi, e allora sì, questi sono i risultati. Ma tra l'altro l'Unione Europea era già stata minacciata mesi fa dall'ISIS, ha semplicemente ignorato le minacce, sbagliando. Perché appunto ignorando le minacce si è arrivati al punto che quelle che erano appunto tra virgolette solo minacce sono diventate ora realtà. Comunque ricordo a tutti che questo è il Today World, quindi qui io esprimo un mio parere, un mio giudizio personale, magari può essere diverso da quello degli altri, ma io penso che in questa cosa comunque un po' tutto il popolo italiano ed europeo si trova d'accordo. Comunque detto ciò, vi do l'appuntamento alla prossima puntata del Today World. E ancora condoglianze ai vicini, amici francesi, e spero che questo non accada mai più. Però, solo se si migliorano veramente i controlli, allora non succederà più. Buona giornata a tutti.